globale, effetto serra, animali che si estinguono ogni giorno, popoli che migrano scappando dalle guerre e carestie. In questi mesi la scienza ha annunciato la notizia più importante del pianeta, è che l'uomo ha oltrepassato il punto di non ritorno. Mentre la scienza grida all'apocalisse, l'uomo con il suo egoismo continua a seguire solo l'economia mondiale. Ma anche per l'uomo il tempo sta per giungere al termine. L'orologio della Terra si potrebbe fermare entro il 2100. Oggi abbiamo deciso di accantonare la politica e dar voce alle persone che amano e difendono il nostro territorio. A questo punto il viaggio sta per iniziare. Venite con noi. Oggi siamo in compagnia del professor Mauro Bracuti, Augusto De Santis, Riccardo Vancaro. Benvenuti signori. Benvenuto professor Mauro Bracuti. Salve. Io innanzitutto volevo presentarmi per spiegarvi. Sono un professore di scuola media, quindi preparo i ragazzi diciamo al futuro, cioè a quello che sarà il pianeta nei prossimi anni, e quindi sono particolarmente toccato dal dire no ai combustibili fossili, in quanto già è stato riconosciuto a livello internazionale che sono negativissimi. Dannosi. E già stiamo passando le conseguenze, già stiamo subendo le conseguenze dell'effetto serra che si è sviluppato contemporaneamente, dell'eccesso di effetto serra, perché poi andrebbe spiegato meglio, che si è sviluppato contemporaneamente all'inizio dell'utilizzo dei combustibili fossili. Prima di andare ad analizzare i casi specifici, i metanodotti, le trivellazioni, le ricerche del gas in mare e sulla terraferma, incluse le opere a seguire, possono contribuire ad un aumento della sismicità globale e locale come nel nostro caso, professore? Sì, è già stato verificato che quando si realizzano non tanto i metanodotti, ma soprattutto gli stoccaggi sotterranei di gas, sì. Diciamo che c'è da premettere che anche durante le trivellazioni potrebbero indurre sismi. Okay. Quindi già nella fase di trivellazione si producono sismi. Poi quando c'è l'iniezione, impressione nel terreno dei gas e il successivo prelievo del gas che viene stoccato sottoterra, questi cicli inducono dei sismi, che sono i sismi indotti da questi meccanismi. Se vogliamo un attimino cercare di capire il perché, perché sostanzialmente le faglie non sono altro che spaccature tra rocce sulle quali una roccia è poggiata di peso sull'altra. Se io ci vado a pompare il gas, ovviamente la pressione che io immetto nel sottosuolo allenta un po' queste strutture. Certo. Allentandole favorisce il loro movimento e quindi lo sviluppo di terremoti. In particolare, come i colleghi che sono qui con me all'intervista, in Emilia, vabbè, questo lo dico io, è il centro di tutti, cioè tutti gli epicentri erano proprio al di sopra dello stoccaggio di metano sotterraneo, quindi la correlazione è evidente, anche se i mass media cercano di non chiarire bene le cose, perché ovviamente il mondo è comandato dalle ditte del petrolio che hanno un potere economico veramente grosso, quindi riescono a influenzare i capi di Stato, riescono a influenzare molto i mass media, anzi li pagano per le pubblicità, e quindi queste cose non ce le diranno mai, non ce le faranno mai sapere a sufficienza. Riccardo Vaccaro, benvenuto. Buongiorno a tutti, sono Riccardo Vaccaro del comitato I Discoli del Sinarca. Riccardo, che cos'è e come funziona un metanodotto?
I metanodotti sono impianti che consentono di trasportare il metano, un pericoloso gas serra. I centri di stoccaggio invece permettono il loro funzionamento, infatti questi ultimi possono essere definiti i polmoni del sistema. Riccardo, il metanodotto è indispensabile per il nostro territorio e la nostra economia? Assolutamente no. Il comitato di cui faccio parte è nato a Guglionesi nel mese di aprile per dire no alla realizzazione del gasdotto Larino-Chieti, un'opera imposta ma soprattutto inutile e dannosa per i territori coinvolti che presentano un elevato rischio sismico e idrogeologico. In realtà il gasdotto Larino-Chieti è solo un tassello di un progetto più ampio denominato Hub del Gas, una follia in termini ambientali che prevede la realizzazione di nuovi gasdotti e centri di stoccaggio, tra cui quello che dovrebbe sorgere in zona Sinarca. Ciò consentirà a società come Snam e Gasdotti Italia di trasportare il gas in Nord Europa, il vero scopo di questo progetto. Riccardo, queste strutture, quali conseguenze negative potrebbero portare all'ambiente in cui viviamo? Parliamo di un'opera della lunghezza di circa 111 km che attraverserà 7 comuni molisari, vale a dire Guglionesi, Larino, Montecilfone, Palata, Montenero di Bisaccia, Tavenna e Mafalda, 19 comuni abruzzesi, parliamo di zone agricole di pregio. I lavori per la realizzazione di un gasdotto normalmente durano diversi anni. Al termine di questi sarà possibile coltivare esclusivamente piante erbacee, quindi gli stessi comporteranno l'espianto di migliaia di uliveti, frutteti e vigneti. Inoltre il gasdotto Larino-Chieti attraverserà 8 siti di interesse comunitario per la flora e la fauna, una zona di protezione speciale, nonché l'area archeologica di Montenero di Bisaccia. Difatti all'inizio di quest'anno, durante gli scavi per la realizzazione del gasdotto, è stata rinvenuta una necropoli molto probabilmente risalente al VII-VIII secolo a.C. I lavori sono stati bloccati in attesa dell'intervento della soprintendenza. Siamo in attesa appunto di conoscere i risultati di questo intervento. Il gasdotto in questione, come dicevo in precedenza, attraverserà territori che presentano un elevato rischio sismico e idrogeologico, come dimostra l'ultimo evento sismico che ha colpito diversi comuni bassomolisani interessati dalla realizzazione dell'opera, comuni molti dei quali interessati inoltre dalla realizzazione del centro di stoccaggio Sinarca. Parliamo dei comuni di Guglionesi, Montecilfone, Palata e Montenero di Bisaccia. I motivi della nostra contrarietà sono tanti. Uno dei tanti è il dato relativo al consumo di gas nel nostro paese. Gli ultimi dati diffusi dal MISE certificano che il consumo di gas in Molise e in Abruzzo, come per il resto delle regioni italiane, è in costante calo. Questa è una delle motivazioni per cui ci stiamo battendo contro la realizzazione di questo. Il gasdotto tra Abruzzo e Molise. A noi cittadini arriveranno delle bollette meno care? Purtroppo no, perché il trasporto e lo stoccaggio di gas si pagano in bolletta. Tra l'altro dobbiamo ricordare che i cittadini molisani e abruzzesi non utilizzeranno un solo metro cubo di gas che verrà trasportato dal nuovo impianto, in quanto il Larino-Chieti, come altre opere, tra cui il TAP, sono finalizzate esclusivamente a trasportare il gas in Nord Europa. Questo significa che il nostro territorio verrà assoggettato ad una vera e propria servitù di passaggio e quindi parliamo di opere ad esclusivo uso e consumo di chi le realizzerà. Augusto De Santis, benvenuto. Salve, io sono un attivista da tanti anni del coordinamento NoHub del Gas, faccio parte anche del forum Acqua
nazionale e ho partecipato alle campagne nazionali contro le trivelle, in particolare il progetto Ombrina Mare in Abruzzo, che siamo riusciti a sconfiggere dopo enormi manifestazioni, anche 60.000 persone alla. La scienza quest'anno ha annunciato che siamo arrivati al punto di non ritorno. Oggi l'uomo è ancora in tempo per salvare il pianeta utilizzando solo le energie rinnovabili, abbandonando per sempre il petrolio e gli altri derivati? Sì, la scienza ha lanciato un allarme, tutti gli scienziati mondiali, con l'ONU in Corea pochi giorni fa ha emanato questo rapporto sui cambiamenti climatici, molto molto allarmato, con dati incontrovertibili che ci dicono che se non cambiamo rotta radicalmente in fretta, entro il 2035 sostanzialmente, noi andremo a rendere il pianeta probabilmente invivibile addirittura per l'uomo, per le future generazioni, e con effetti che si iniziano già a vedere in realtà da qualche anno, ma saranno sempre più gravi se non abbattiamo che cosa? Le emissioni in atmosfera dell'anidride carbonica che deriva dalla combustione delle fossili, cioè petrolio, gas e carbone. Non solo, dice, entro il 2050 dobbiamo azzerarle le emissioni di anidride carbonica, ma entro il 2050 dobbiamo anche tagliare in maniera molto forte le emissioni di metano, perché in realtà anche il metano è un gas serra, sì, quando si emette in atmosfera, diciamo così, direttamente senza bruciarlo, quindi quando si brucia emette CO2, quando si va in atmosfera anch'esso, esso stesso come metano, è un gas climalterante. Quello viene prodotto dagli allevamenti animali, dalle discariche, sì, ma anche dal metano che perdiamo per esempio dai gasdotti, dai pozzi, certo, di estrazione, dagli stoccaggi, dalla rete di distribuzione. Recenti calcoli, perché qualcuno dice il metano è più verde, non è vero, perché quello che è vero è che quando si brucia produce meno anidride carbonica rispetto al petrolio, certo, o al carbone, però si è scoperto che nella rete ci sono anche perdite. E quando, siccome il metano come metano è 84 volte più potente dell'anidride carbonica per i cambiamenti climatici, praticamente alla fine, facendo i calcoli, hanno visto che il metano sostanzialmente è come bruciare petrolio. Facendo i calcoli complessivi come potenzialità climalterante, sì, quindi anche il metano dobbiamo abbandonarlo prima possibile, d'altro lato è una fonte fossile anch'essa, e quindi è sbagliato lanciare il nostro paese verso un futuro a metano. Non c'è, qualcuno dice, ma c'è la transizione, cioè il metano potrebbe essere, lo dice Leni in realtà, che vabbè, è interessata, diciamo così, però si può smentire facilmente proprio perché non c'è più tempo per la transizione. Io voglio ricordare che un gasdotto ha una vita, un ciclo di vita di 50 anni, quindi se oggi realizziamo un gasdotto, nel 2070 avremo ancora questo metanodotto, dovremo utilizzarlo, altrimenti sarebbe una spesa inutile peraltro. Certo. Però gli scienziati ci hanno detto che noi dobbiamo tagliare tutte le emissioni di anidride carbonica entro il 2050, quindi qualcosa non torna. Diciamo, non tornano i conti, quindi questo ci dice anche l'urgenza drammatica di cambiare rotta, perché quali sono gli effetti previsti dagli scienziati? Intanto noi ci troviamo vicino al mare, sì, ecco, già l'Adriatico, diciamo il livello del medio marino si è alzato, esatto, ma con lo scioglimento dei ghiacci noi probabilmente qui fra qualche decennio avremo acqua, certo, con tutti una serie di problemi sulle coste immensi. Basti pensare che la gran parte della popolazione vive lungo le coste, certo, nel mondo, e quindi ci saranno problemi. Uno non ci pensa mai, il primo problema che si avrà sulle città costiere come, certo, Termoli, io vengo da Pescara, saranno le fogne, certo, per esempio, che non potranno più, insomma, avremo gravi problemi di collettamento dei, sì, reflui, per dirne una, poi, sì, l'erosione costiera ovviamente, l'impatto sul turismo, l'aumento della temperatura c'ha anche effetti sanitari, perché probabilmente alcune malattie verranno più diffuse, quelle tropicali per esempio, che alcuni già ci sono alcuni segnali nel Mediterraneo di arrivo di vettori di malattie, insetti che vivono. La stessa fauna e flora ittica. Ovviamente, fauna. Poi ci saranno effetti mostruosi sulla biodiversità, noi abbiamo un patrimonio di biodiversità enorme su cui vivono poi interi settori, la produzione anche alimentare ne verrà colpita perché la siccità non ci farà irrigare i campi.
Quindi ci saranno effetti veramente dirompenti su qualunque sostanzialmente non si, il nostro pianeta non ce la farà. I cambiamenti sono così veloci, peraltro, che la capacità anche di adattamento del nostro, di risposta del nostro pianeta non ce la farà a stare dietro a questi cambiamenti climatici così veloci e indotti dall'attività umana. Qui questo lo dicono gli scienziati, quindi noi siamo molto preoccupati, anche perché vediamo che, insomma, la politica sta continuando come se questi allarmi, che ripeto vengono da tutti gli scienziati del mondo, dagli esperti, è come dire che se tutti i medici dicono che funziona una medicina, non prenderla per una malattia. E gli scienziati ci hanno detto qual è la cura, dobbiamo abbandonare le fonti fossili velocemente. Abbiamo le alternative? Sì, abbiamo già le alternative. Intanto il primo luogo, il risparmio, l'efficienza. La prima cosa è quella. Noi abbiamo delle tecnologie, per esempio, per rendere le nostre case praticamente possono essere costruite senza aver bisogno di riscaldamento, per esempio, con delle tecniche architettoniche e tecnologiche, dei materiali che rendono, per esempio, le case autonome da un punto di vista, non devono più bruciare. Oppure le automobili, ci sono anche possibilità di mobilità, non solo le automobili, noi dobbiamo puntare sul trasporto collettivo. Ecco, ci sono delle scelte, alcune anche personali, dobbiamo anche ricordarlo che tutti i cittadini possono fare qualcosa. Io a casa mia da, per esempio, più di 10 anni ho messo sia solare termico sia solare fotovoltaico, quindi casa mia va completamente a rinnovabili per l'elettricità. Ho ristrutturato casa per non consumare suolo, quindi non ho potuto diventare indipendente completamente per il riscaldamento, però d'inverno vado comunque, ho fatto un impianto tecnologicamente avanzato col solare termico. Peccato che ho dovuto comprare la tecnologia in Austria e non in Italia. Questo è un aspetto anche industriale, perché i posti di lavoro che si creerebbero con un'economia basandosi sulle tecnologie, ecco, il paese del sole, è pazzesco che i miei pannelli vengono dall'Austria, però diciamo che sono molto efficienti e aiutano il riscaldamento anche d'inverno. Tra l'altro vengo da una nazione che il sole ha molto di meno rispetto a noi. Ecco, quello dico, cioè l'Austria, diciamo, uno non si immagina che i pannelli solari per i cittadini italiani vengono del paese del sole, vengono dall'Austria. Questo però ci dice che noi siamo anche in forte ritardo come paese, perché ci sono delle scelte. Basti pensare nel 2014 lo Sblocca Italia, il decreto Sblocca Italia, che aveva fatto diventare strategiche le fonti fossili. Cioè, quindi un pozzo di petrolio era strategico, un impianto solare non era strategico. Beh, questo la dice lunga sulla lungimiranza dei nostri amministratori. In queste ore hanno approvato il TAP, il gasdotto che dovrebbe arrivare in Puglia, altro errore strategico. Lì dice Conte, il Presidente del Consiglio dice che ci sono penali, probabilmente è anche vero, però uno lo deve vedere nel lungo termine. Il ciclo di vita di quel gasdotto è di 50 anni almeno, e quindi vorrebbe dire che noi indirizziamo il paese verso le fossili, quindi ne pagheremo le conseguenze, perché è ovvio che da qui a qualche anno anche il metano sarà pesantemente colpito da, diciamo, disincentivi. Costerà di più. Anche perché noi dobbiamo rispettare i tagli delle emissioni, ma se noi continuiamo a fare opere, grandi opere, per le fonti fossili, alla fine le due cose non vanno insieme, e quindi noi dovremo poi pagare multe, così, per una scelta errata fatta oggi. Quindi ecco, c'è una situazione in cui non si recepisce anche la gravità. Crediamo che ci sia anche un aspetto culturale, la nostra politica, ma anche, mi viene a dire, molti cittadini sono ancora ignari dell'impatto sulla vita di tutti noi. Io lo dico anche personalmente, io qualche anno fa dicevo, vabbè, noi lavoriamo per il futuro, probabilmente noi non vedremo, almeno se dovessi arrivare, insomma, a 70-80 anni, probabilmente io sono 45, non li vedrò gli effetti dei cambiamenti climatici. Adesso, con le nuove ricerche che sono state pubblicate negli ultimi 4-5 anni, noi seguiamo, io faccio anche attività di ricerca, quindi leggo quello che scrivono i ricercatori in tutto il mondo nel settore dei cambiamenti climatici, e sono dati sconvolgenti.
e dicono che la cosa sta andando avanti così velocemente che anch'io ho iniziato a capire che probabilmente vedrò nei prossimi anni i segni molto gravi, intensi, sì, dei cambiamenti climatici, e cambieranno la nostra, non solo il clima, ma la nostra vita pesantemente. Voglio ricordare, l'anno scorso la capitale italiana, prima volta credo in un paese occidentale, è andata in crisi idrica. Sì. L'acqua potabile, per esempio, è un altro settore che avrà problemi enormi, certo, la disponibilità dell'acqua. Quindi noi siamo in pieno Mediterraneo, con le siccità che diventeranno sempre più frequenti, certo, e sempre più estreme, gli incendi dell'anno scorso. Ecco, noi avremo dei problemi immensi che cambieranno profondamente la nostra vita. Probabilmente ci saranno anche delle persone che dovranno abbandonare il proprio territorio, ma non sicuramente nei paesi del sud del mondo, ma da noi anche, perché il CNR già ha studiato le aree che verranno impattate negativamente dall'innalzamento del mare, e quindi, certo, ci saranno delle aree che diventeranno sostanzialmente impossibile difendere dal mare. Quindi ci sono questi problemi, dove vediamo che a me ha colpito, sono stato alla Biennale di Venezia qualche mese fa, e uno dei progetti che era di architettura che era presentato era Manhattan. Ebbene, hanno presentato il progetto di Manhattan, dove il waterfront, cioè il lungomare del lungo fiume in realtà di Manhattan, viene sostanzialmente viene rifatto come delle dighe. Sì, ok. Perché proprio in ottica gli investimenti, devo fare un investimento, inizio a pensarlo come qualcosa tipo Venezia, per intenderci. Sì, inizio a difendermi. Esatto. E stiamo pensando a un effetto diga, sostanzialmente. Sì. Questo sta pensando New York. Appunto. Ora, io che vedo tutti i progetti anche di altro genere, non legati ai cambiamenti climatici, tipo i porti, le opere, e nessuno scrive che siccome queste opere dovranno vivere per 100 anni magari, un porto, quando fai un investimento, certo, di 10 milioni di euro, dovresti iniziare a pensare che quel porto fra 100 anni sarà con un mare più alto di un metro. Quindi lo devi progettare in un certo modo, insomma. Quindi forse dovrebbe, insomma, bisognerebbe un attimo pensarci e fare. E poi ovviamente, quindi ho detto risparmio, tecnologie dell'efficienza che già esistono, quindi quando qualcuno ci dice ma volete tornare indietro con la candela, no, è il contrario, cioè chi propone le fossili ci vuole far tornare alla candela e a vivere male. Noi abbiamo le tecnologie, abbiamo la tecnologia anche sulle rinnovabili, sulla produzione di energia, anche se io preferisco sempre puntare al risparmio, ma abbiamo le tecnologie per produrre energia elettrica e anche riscaldamento attraverso sole, attraverso il vento e così via. Come funzionano le ricerche in mare per il gas e per il petrolio? In Adriatico è in corso proprio una proposta di una società norvegese, la Spectrum Geo, per fare una ricerca praticamente su 3 milioni di ettari dell'Adriatico, praticamente da Rimini, territorio enorme, no, praticamente tutto l'Adriatico lato, sì, italiano, diciamo così, da Rimini fino al Salento. Loro vogliono fare delle prospezioni, delle ricerche appunto nel sottosuolo attraverso la tecnica dell'air gun, che sono sono navi che trascinano dei meccanismi che producono delle esplosioni di aria complessa, sì, compressa. Queste esplosioni di aria compressa producono delle onde che viaggiano prima nell'acqua, poi nel sottosuolo, sì, vengono poi riflesse e rifratte, e praticamente loro con le loro tecnologie riescono a cercare di capire se ci sono delle sacche di idrocarburi o liquidi o gassosi, quindi o petrolio o metano. Poi bisogna, se trovano qualcosa, vanno e fanno di solito un pozzo esplorativo, che poi potrebbe portare a uno sviluppo di ulteriori pozzi con le piattaforme. Ora, questa air gun intanto è molto dannoso per la fauna ittica, e questo è dimostrato da ricerche scientifiche internazionali, addirittura ha un impatto sullo zooplancton, che è alla base della catena alimentare, quindi, sì, ha effetti dannosi potenziali su tutta la catena alimentare, quindi fino ad arrivare ai pesci, su cui insomma si fonda parte dell'economia dell'Adriatico, e quindi, ma soprattutto questo è sicuramente sui delfini, ha impatto, insomma questo è accertato. Sì.
Dall'altro lato però noi dobbiamo pensare che è folle immaginare di proiettare oggi, di fare le prospezioni per far sviluppare progetti sugli idrocarburi che ovviamente arriveranno nel 2030-2035, quando noi in quel momento avremmo dovuto abbandonare. Questa è una farneticazione praticamente. Noi chiediamo quindi ai ministeri, anche di, purtroppo il Ministero dell'Ambiente del precedente governo ha approvato le valutazioni di impatto ambientale per, non solo per questo progetto della Spectrum Geo, che è però il più grande, ce ne sono altri nel basso Adriatico. C'è una spinta quindi forte. Voglio anche ricordare che in realtà in Adriatico ci sono già piattaforme che estraggono, una è Fravasto proprio e Termoli, Rospomare della Edison che estrae petrolio, e anche quello c'era, cioè, un progetto di ampliamento dei pozzi, quei pozzi hanno anche dato anche qualche perdita nel passato, c'è un'estrazione intensa di gas soprattutto nel medio alto Adriatico che produce effetti negativi di subsidenza, cioè di abbassamento del suolo, e sulla costa, soprattutto le piattaforme vicino alla costa sono, insomma, producono un'erosione importante, soprattutto nell'area di Rimini, verso Noce, Senatio, quelle Ravenna in particolare. Quindi gli effetti sono già negativi da questo punto di vista, a parte il fatto dei cambiamenti climatici. Questa dipendenza dai cambiamenti dalle fonti fossili è fondamentale abbandonarle il prima possibile. Certo. Voglio dire che noi andiamo ancora a fossili perché non abbiamo... che succede? Esternalizziamo i costi ambientali, sociali, sanitari dell'uso delle fossili. Se noi mettessimo nel costo del metano, del costo della benzina, del costo del carbone, tutti gli effetti che poi paghiamo con la fiscalità generale, perché se poi viene a qualcuno purtroppo una malattia vicino a una raffineria, va in ospedale e lo dobbiamo curare ovviamente, giustamente. Ecco, quello lo curiamo con i soldi dei contribuenti. Ora, facendo il calcolo, viene fuori che già oggi quelle fonti sarebbero costosissime, quindi le dovremmo abbandonare anche per un mero conto economico, proprio al di là dei cambiamenti climatici. Poi con i cambiamenti climatici rischia il pianeta addirittura, quindi noi dobbiamo dire subito no al progetto della Spectrum Geo. Il nuovo governo dovrebbe speriamo che blocchi. Certo, il segnale che hanno dato col TAP è molto negativo, però quella è una scelta anche fatta precedentemente, però ci sono dei progetti tipo lo Spectrum, questo della prospezione, che può essere bloccato perché ancora non è autorizzato, quindi lì non ci sono penali, non ci sono qualsiasi, non ci sono scuse, va bloccato. C'è da dire che, ripeto, anche le scelte del passato, che possono essere ancora bloccate, secondo noi vanno bloccate, rivedendo, perché nelle procedure, ecco, basti pensare alla come ha mal funzionato la Commissione Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale, con conflitti di interessi, c'era di tutto. Beh, pure quello, si aprono un po' i cassetti e si vedano bene, e non fidandosi di quello che aveva detto la Commissione Via Nazionale con i precedenti governi. Allora a questo punto non cambia nulla, non cambia. Ora, però, ci sono alcune scelte tipo Spectrum che possono essere bloccate senza problemi, senza se, senza ma, voglio dire, e ce lo auguriamo. Ce ne auguriamo che ci sia il blocco di queste nuove prospezioni, perché il nostro mare Adriatico è già in sofferenza anche per altre ragioni, che lo abbiamo gestito male, quindi non possiamo continuare a metterci pressione, a aggredire sopra. Alla politica, ai giovani di oggi e alle future generazioni, cosa vogliamo dire per avere un futuro migliore? Beh, intanto l'impegno e studio, fare manifestazioni, volantinaggi, sit-in, inchieste, esposti, insomma, lavorare tutti assieme è anche molto da soddisfazione, perché poi quando si vince, come abbiamo vinto con Ombrina, si dice sempre che non si può fare nulla. In realtà poi con l'impegno noi abbiamo bloccato il più grande progetto petrolifero in mare in Italia, con 8 anni di impegno, però ci siamo riusciti a fermarlo. Quindi si può cambiare la realtà, però solo con impegno e studio, rigore e perseveranza. Io mi limiterei a invitare tutti a una riflessione su cosa stiamo lasciando alle generazioni future. Abbiamo bisogno di una sola grande opera, la messa in sicurezza del territorio. No al gasdotto Larino-Chieti, no al centro di stoccaggio Sinarca. Oggi vi abbiamo fatto conoscere la realtà del nostro territorio. Se l'uomo non cambierà le sue abitudini nei confronti del pianeta, potremmo arrivare veramente all'apocalisse. Quando l'ultimo albero verrà abbattuto, quando l'ultimo pesce verrà pescato,
quando l'ultimo animale verrà ucciso, ci accorgeremo che il denaro non si potrà mangiare.